Dopo l'allungo in vetta a più 6 e il ruolino di marcia che sembra lasciare poche speranze alle avversarie, il Teramo ospita la Rosetana. Pomante deve rinunciare a Pepe, Cramellà ed Antonelli, per quest'ultimo evidenziata la rottura del legamento crociato e lo stop di circa 6 mesi. Nei biancazzurri indisponibile il difensore Raffaele Gambuzza, fermato dal giudice sportivo. Trasferta vietata per i supporter ospiti dopo gli episodi della gara d'andata. Dirige Gianmarco Cianca dell'Aquila. Il Teramo va ad un passo dal vantaggio dopo 4 minuti con Kovalo Nox, che calcia altissimo un rigore in movimento sull'ottima incursione di Di Giacomo. Poco più tardi Sputore dal limite non c'entra il bersaglio grosso per un soffio. La Rosetana non sta a guardare, prova a far male, prima con D'Agostino da distanza siderale e poi con l'incornata di Bon Germino che non crea troppi problemi a Bozzi. Al 24esimo cross teso dalla destra di D'Egidio, Keita interviene ma insacca nella propria porta. Vantaggio Teramo e dedica per Marco Antonelli. Il Teramo impiega solo 2 minuti per raddoppiare. Miracolo di Fazzini sul tentativo di Kovalo Nox, che poi è lucido nello scarico per la corrente Palumbo, che di potenza fa 2-0 e sigla la sua nona rete stagionale. Gioca sul velluto il Teramo, traversone di D'Egidio, velo di Kovalo Nox, Palumbo alto, ancora il numero 10 al 32esimo sfiora il palo lontano, incursione offensiva biancazzurra al minuto 34, Petre premia il taglio di Bon Germino, Bozzi salva con i piedi, sul finire di primo tempo Coletta tampona D'Egidio, calcio di rigore, dal dischetto va proprio il numero 7, Cucchiaio e 3-0, prima del riposo Di Giacomo non trova la stoccata vincente all'interno dell'area, le immagini di Manuel Centurame ci accompagnano al secondo tempo, la Rosetana prova ad accorciare, Petre a giro debole, facile per Bozzi, al 19esimo Kovalo Nox si libera per la conclusione ma trova solo il corner. Al 35esimo la punizione di Lo Greco incontra una deviazione che mette fuori causa a Bozzi per il 3-1, che restituisce vitalità alla gara. La conclusione a girare di Petre non trova fortuna. Al 44esimo in ripartenza il Teramo non perdona. Marcone si ritrova tu per tu con Fazzini e lo batte in diagonale, mandando la gara ai titoli di coda. Teramo batte Rosetana 4-1 e vola più 9 grazie al successo dell'Auretum in casa della Turris. Il solito calo mentale che... vabbè, fa parte di noi, diciamo. Sì, il primo tempo non siamo partiti benissimo, però secondo me grosso merito alla Rosetana. Rosetana che è partita alla grande, ha fatto 20 minuti di alta qualità, ci ha messo in difficoltà. Noi eravamo un po' troppo nervosi, quando avevamo palla dovevamo più gestire la palla meglio, per spostare la palla da una parte all'altra. Poi dopo 20 minuti, una volta sbloccato il risultato, siamo stati bravi a giocare tra le linee con D'Egidio e Palumbo e poi abbiamo creato tante occasioni e siamo stati bravi nel chiudere la partita. Poi, come hai detto tu, nel secondo tempo questa è la nostra costante, però un po' ci sta, però poi il problema è che poi ci innervosiamo noi e rischiamo poi di roviniamo sempre delle grosse prestazioni e rischiamo pure di rovinare un risultato. Sì, oggi 3 punti importantissimi, al di là del risultato della Turris, sono contento della prestazione dei ragazzi, del risultato. Io lo dico sempre, noi dobbiamo guardare a noi stessi, fa piacere che la Turris dietro di noi sta rallentando, però a me fa enormemente piacere il nostro percorso, quello che stiamo facendo, perché noi stiamo facendo un grosso campionato, con tutte, lo sapete, le difficoltà che abbiamo avuto all'inizio, adesso sono 9 partite, 10 partite che facciamo, abbiamo fatto 9 vittorie e un pareggio dall'ultima sconfitta, l'unica sconfitta con il Fontanelle. I ragazzi sono spettacolari, poi non mi voglio dimenticare, ma voglio dedicare questa partita, questa vittoria a Marco Antonelli, che lo sapete in settimana che ha subito un grosso infortunio, e questa vittoria dedichiamo a lui. Ma no, guarda, io difficilmente in carriera da calciatore, io in 20 anni di carriera ho fatto 10 anni il capitano, non ho mai preso un'ammonizione per protesta, non ho mai litigato con nessuno. Io in campo da allenatore, se me la prendo con qualcuno è più facile che me la prendo con i miei che con gli avversari. Se me la sono presa con la panchina loro, ci sono dei buoni motivi, sicuramente non ho sbagliato io, però pensiamo al risultato positivo del Teramo, pensiamo al Teramo, non pensiamo a altre cose. Sì, ho fatto un'ottima prestazione, è stato un po' sfortunato nell'occasione, però poteva fare gol, però io dico sempre, è un momento no per lui, però l'importante è che entra in campo con questo atteggiamento e mi fa queste prestazioni perché lui ci dà una grossa mano. Sì, Censore non ha fatto invia, anzi anche se all'inizio io volevo provare per più Cancelli perché era l'unico della linea difensiva oltre a Berardi che ha giocato quarto di destra negli ultimi 10 minuti con il piano della lente. Il problema che
E lui è più un centrale, aveva caratteristiche diverse da Censori. Censori in fase offensiva è molto più ordinato, molto più lucido. E ci può stare, può essere che lui potrebbe sostituire la grande Antonelli. Sì, è una vittoria sicuramente importante. E devo dire che siamo tutti molto contenti. I ragazzi stanno facendo bene, e la squadra sta facendo bene. E i miei complimenti vanno anche al mister, come sempre, al direttore, perché sicuramente se oggi abbiamo questa intesa tra spogliatoio e staff è una cosa che è anche un loro merito, insomma. È importante, non era scontato, non è niente scontato nel calcio, però sono contento, mi permetto anche, non è un caso che sono venuto io qui, mi permetto di fare una... di delucidare un'osservazione e una richiesta forse che hanno fatto i tifosi in curva durante la partita in merito alle fusioni. Allora, questa società è nata quando potevano essere fatte 1000 fusioni. Oggi noi non vogliamo fare fusioni, né oggi né in futuro. Perché? Perché appunto lo potevamo fare. Oggi quello che ci interessa è vincere il campionato sul campo, guardare avanti e lavorare per il prossimo anno. Se vinciamo sarà eccellenza. Se non vinciamo sarà promozione, quindi questa è la mentalità di questa società, quindi la voglio chiarire per chi non lo sapesse. Per quanto riguarda, c'era scritto anche rivolgiamo il nostro titolo, sul titolo esatto, noi stavamo aspettando per capire che cosa bisognava fare, anche per la questione titolo, come lo vogliono loro. Io sono un tifoso e quindi per me il titolo e la matricola Teramo Calcio 1913, sono cresciuto con quel nome, quindi non vedo perché, sicuramente siamo con loro e quindi questo mi premeva dirlo. La società, noi stiamo continuando a lavorare per ampliarla, perché? Perché è giusto così, più si va avanti più sarà bello ingrandirla. Nessuno mai ha detto che la società è chiusa e quindi niente, intanto ci godiamo questa bella vittoria, perché vincere aiuta a vincere, come si dice, e soprattutto aiuta anche a far avvicinare imprenditori a questa nuova società, che è la cosa più importante. Allora, in archivio, guarda, al futuro noi già si comincia a lavorare, chiaramente, no? Cioè da quando siamo partiti comunque è stato sempre un lavorare. Sicuramente il direttore già sta lavorando per l'anno che verrà insieme al mister. È chiaro che questi ragazzi sono uno splendido gruppo, quindi io preferisco godermi questo gruppo, godermi questo campionato e poi pensare al futuro, perché ripeto, il calcio purtroppo niente è scontato nel calcio. Allora, per quanto riguarda gli impianti, noi ad oggi non abbiamo novità, siamo in attesa di rincontrare nuovamente il primo cittadino, il sindaco, per capire l'anno prossimo. Quest'anno non sappiamo, cioè non c'è una soluzione attualmente, insomma, per poter tornare a giocare a Teramo. Stiamo giocando qui, ringraziamo nuovamente il sindaco, il titolante, a cui voglio fare il mio in bocca al lupo per le elezioni che avrà a Milano. E quindi diciamo che per il momento non ci sono. No, questi sono argomenti che sicuramente chiariremo in futuro, una volta che avremo le giuste risposte per potervele dare e per poterle dare anche alla nostra tifoseria. No, io penso che lo sport nasca per motivi di competizione e noi oggi siamo ripartiti dalla promozione. Per me il gusto di vincere un campionato, che sia promozione o sia eccellenza, è sempre bello. Il gusto di sudarsi una vittoria oltre che vincerla è sempre bello, questo è lo sport per me. Il discorso di fondere titoli, acquistare titoli, cioè mi sembra, ogni tanto penso di quando giocavo a Monopoli, cioè il calcio è uno sport e come tale va interpretato, cioè non è una questione tifosi o non tifosi, è un mio pensiero, poi c'è chi la pensa diversamente, ma il mio pensiero rimane quello. Io me la sento di dire che fin quando ci sto io il Teramo giocherà il campionato per vincerlo sul campo, non sicuramente per pensare a fusioni a fine stagione, quello mai.